Ok, dobbiamo trovare Harley Quinn subito. Conosco alcuni suoi nascondigli e andrò a cercare là. Nel frattempo, voi dirigetevi a Bell Rev e cercate di scoprire se i suoi amici della Task Force X sanno qualcosa su dove possa trovarsi. Non sono ammessi visitatori né oggi né mai. Non siamo dei teneroni come quelli dell'isola di Stryker. Noi usiamo il pugno di ferro. In senso figurato, non picchiamo i prigionieri. Addio! Resterete con un pugno di mosche, invece. Non toccate niente mentre non ci sono. Mi avete sentito? Ma dai, un altro evaso. È già il terzo oggi. Qual era il pulsante per attivare i laser? Semplice come un cubetto di ghiaccio. Di Bell Rev. Sappiamo tutto delle vostre avventure sull'isola di Stryker, ma state tranquilli, non ve ne andrete da qui molto presto. Forse ti ho sottovalutato, ma non farti abbindolare. Questi prigionieri non sono dei soggetti di cui ci si può fidare. Questo non l'avevo proprio considerato. Trovate un modo per aprire questa porta, voi due. Yeah.
Io che non posso usarlo. Ah, beh, tutti hanno dei limiti. Ne arrivano altri. Spero che mi paghino di più. Sono andati, possiamo riaccompagnare i nostri abitué nelle loro celle. L'ultima volta che ho parlato con Harley Quinn, mi ha detto che sarebbe andata ai giardini botanici di Gotham. Forse si è data all'orticoltura, chissà. Giardini vocalici? Orticoltura? Ok, portaci là, signor, so tutto io. E la serata di gala di Metropolis? Tranquillo, Jimmy, lustrini e stuzzichini possono attendere. White non voleva Clark, cioè, volevo dire Kent Clarkson per questo lavoro. Beh sì, ma ci vorrà la giornalista numero uno del Planet per scoprire come il sindacato si sia lasciato sfuggire due cattivi ai laboratori Star. Sarò troppo sospettosa, ma c'è qualcosa che non quadra in quei sostituti della Justice League. Voglio dire, uno si fa chiamare Deathstorm. Ma che nome da eroe è? Dopodiché andremo al ricevimento. Oh, grande! Non voglio perdermi quegli stuzzichini. Sei sicura di quello che hai visto? Senza il benché minimo dubbio, Ivy. Quei tizi hanno fatto sparire tutta la Justice League in un lampo. Però i giornali dicono che... I giornali? Tu non riesci a capire, Pam. Noi saremo anche i cattivi, ma loro sono addirittura peggio. Se solo Joker non fosse rinchiuso ad Arkham, saprebbe trovare un modo per fermare quei brutti cattivacci. Oh, Scott... Tu sei tutto quello che mi è rimasto del mio dolce amore. Avanti, fatti forza. Puoi rimanere qui per tutto il tempo che vuoi. È qui, sono più che certo. Ciao, Harley, cara. Ah, queste stupide piante, sempre tra i piedi. Via, vattene. Ti proteggerò io. Vai, via, aspetta! Preparatevi ad affrontare la potenza di Madre Natura. Nessuno può sradicare un'amica di Poison Ivy. Ben fatto, Boomerang. Certo che ci sai proprio fare con la gente, lo sai? Ehi, in effetti mi dicono spesso che ho un certo fascino. Ci servirà ben più del fascino per sopravvivere a Poison Ivy. Ehi, Deadshot, amico! Perché Killer Frost ha dei modi così gelidi? Meno battute più fatti. Molto bravi, ma la prossima volta non andrà così. Con la natura. Voi intrusi siete in mio potere. Oh.
Niente può fermare la mia botanica genialità. Pagherete. Perché non fate un bel respiro? Oh, non mi piace quel tono minaccioso. Cos'è questo odore strano? È gas tossico. Presto, tutti fuori! Non vi arrendete? Siete più testardi di quanto credessi. Ivy, basta. C'è stato un malinteso. Non siamo qui per... Ehi, torna qua! A quanto pare nemmeno tu sei molto affascinante, amico. Ragazzi, la pianta? Non avete nemmeno i guanti da giardinaggio! Qual è il problema? Paura, vi opponete ancora a Poison Ivy? Mi fate quasi pena. Con la natura. Voi intrusi siete in mio potere. Ho
Può affermare la mia botanica genialità. Che avete fatto, maniaci distruttori di fiori? Ok, forse ora possiamo... Oh, grandioso, altro gas tossico. Andiamo! Pensavo che perfino delle mele marce come voi l'avrebbero capita a questo punto. Andate via! Aspetta, siamo noi a non aver capito? Sei tu quella che non ci ascolta, Ivy! Sono stanca delle vostre fastidiose pagliacciate! Il nostro amico ha assorbito quell'energia. Già, gliel'ho visto fare. L'ultima volta ha acquisito dei nuovi poteri. Nuovi poteri? Beh, casca proprio a fagiolo. Non è che potresti usarli contro Poison Ivy? Thank you.
uno con la natura. Voi intrusi siete il mio potere. Cosa sta succedendo qui? Noi siamo entrati all'improvviso. Questa tizia ci viene. Sta zitto. Ivy, è tutto ok? Harley, questi geni ti hanno spiegato perché siamo qui? Ci vogliono i giornalisti. Così riusciremo a smascherare quei nuovi eroi. Ma allora, voi mi credete? Certo, ovviamente. Ora sappiamo che loro non sono altro che il sindacato del crimine. Avevamo giusto te, Clown. Ci avete evitato il lavoro sporco. Simpatici come un dingo rabbioso. Deathstorm a Ultraman. Abbiamo la testimone. La portiamo da te. Chiudo. Non la passerete, liscia. Ho le prove che siete stati voi a eliminare la Justice League. Credo ti stia sbagliando. Io ho le tue prove e sono proprio qui. Il mio telefono! E adesso, ciò che voglio sapere. Il motivo per cui li ho mandati a prenderti. Hai per caso fatto delle copie? Copie? Ma no, certo che no! Questo è un bene per noi. È davvero un grande peccato per te. Ehi, è permesso, canaglie? Tutto bene, Harley? Adesso sì! Come mi avete trovata? Beh, chiamando il numero verde. Grazie per essere venuti a salvarmi, Catwoman, Capitan Boomerang e chiunque tu sia. Sei Mr. Menestozitto! Sarebbe un bellissimo nome. Vieni, riprenditela. Sta suonando da quando ti hanno preso. Via, li tratteremo noi. Mi auguro tu abbia un piano. Su questo cellulare ho un video che mostrerà al mondo intero chi sono davvero quei loschi figuri. È un'ottima idea, Mr. Menestozitto. Quello è il posto perfetto per annunciarlo. Raggiungiamo quella mega TV e mostriamo a tutto il mondo chi sono davvero questi crimini idioti. Tenete un basso profilo. Ci sono ancora tante guardie in giro. Non hanno alcuna speranza di fermarci. Andiamo. Guarda qui! Il lavoro perfetto per Harley Quinn. Ho bisogno di superpoteri per utilizzare questa cosa, ma non è affatto giusto. Go!
Ok, vediamo se riusciamo a raggiungere quell'ascensore. Certo, ma cos'è tutta questa roba? Oh, mammina, conosco questo posto. È il set che usano per quel nuovo show con lo scienziato che scambia il suo corpo con quello di un cane. Proprio il tuo genere di show, Harley. Ok, ok. Cerchiamo di non distrarci finché non saremo fuori pericolo. Inoltre, non voglio spoiler sull'ultimo episodio. Mm-hmm.
Cosa c'è ancora? Ah, oh, giusto. Ci penso io. Non posso usarlo. E non solo perché mi preoccupo dell'impatto ambientale che avrà a lungo termine. Certe persone è così difficile. Qualche idea su come fare? Ci deve essere un modo. Non sono arrivato fin qui per nulla. Dovremmo esserci. I controlli dello schermo devono essere qui. La giustizia è una gran panzana. Non sono per niente eroi e io ve lo posso dimostrare. Gente di Metropolis, tenetevi pronti a stupirvi, arrabbiarvi e indignarvi. Abbiamo appena sgraffignato dei bellissimi giocattolini forniti dalla Wintech. Io e il capo siamo davvero pazzi per le rapine. Ci piace derubare chiunque sia troppo onesto per darsi al crimine. Eh? Non è questo il video. Mi dica, che cosa pensa di fare, signorina? Tu e tutti quei tuoi amici siete dei brutti copioni impostori! No, signorina Quinn. Noi siamo quelli buoni. Voi siete i cattivi. Voi che mettete questa gente in pericolo seminando caos e disordine. Io scommetto che il vostro intento era di distrarli, così da poterli derubare meglio. Ehi, non trovo il mio orologio! No, la mia preziosa collana! Oh. Il mio telefono! Come si permette di incontrare quel nome del sindacato della giustizia? Oh no, accidempoli! Dov'è il mio capo quando